Gracias te damos, Señor, en esta noche, Padre Santo. Gracias, Señor, por la vida, Padre. Dio vi benedica, fratelli, e cercheremo di fare in fretta, di non essere lunghi. E oggi è l'11, fratelli, siamo già all'11, domenica quasi metà mese, mamma mia come vola e passa velocemente il tempo. Gloria a Dio, fratelli, gioiendo per tutto quello che sta accadendo. E prego che nel vostro tempo possiate essere o vi siate aggiornati con tutto quello che è Torino, Milano, le programmazioni, matrimoni, uomini, sorelle, fratelli, c'è tanto, tanto cibo per la Chiesa e questo è bello perché vuol dire che il Signore sta parlando tanto a tutti quanti noi, fratelli. E sicuramente siete tutti pronti con l'aspettativa di ascoltare la terza parte di questo studio che stiamo facendo da quasi 3 settimane. Devo solo darvi una notizia, abbiamo un tema diverso questa sera. E parleremo di un qualcosa molto 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 particolare. E veramente le chiedo aiuto al Signore perché è un tema importante e anche questo studio è molto importante. Le chiedo al Signore che possa aiutarmi a esporre questo studio affinché possiamo capire quanto è importante questo principio di cui parleremo. E vorrei che fratello Victor, prego che la sorella Abigail è ancora in linea con noi, che stia ascoltando, amen. E siamo veramente onorati di essere qui a casa del fratello Victor con la sorella Patti, la sorella Lucia, il fratello Julia e la sua nostra cara sorella Abigail è collegata via Skype e mia moglie non può essere presente per motivi di salute, voi sapete di questa gravidanza, le sta diventando molto difficile, preghiamo che il Signore l'aiuti veramente. Però le ho condiviso già parte di questo studio e anche parte di questo studio viene più che altro da un sentire di mia moglie da tanto tempo che mi stava veramente parlando di questo e non è che non ho preso in considerazione, non sentivo il tempo giusto per parlare di questo tema. Questa settimana parlando con mia moglie, arrivando di nuovo a questo tema, ascoltando tutto quello che stiamo ascoltando più le cose che mia moglie ascoltiamo privatamente, le dico, sento che questo è il tempo. Amen? Ok. Dico questo perché è importante, fratelli, ed è fondamentale ciò che ognuno di noi individualmente crede. Non è solo importante ciò che individualmente crediamo, fratelli, ma è anche importante, amen, qual è la nostra convinzione? Questa è una parte importante. Di che cosa? Come sei convinto di ciò che tu conosci e stai facendo nel cammino del Signore? Ed è anche molto importante che tu possa aver definito nella tua vita personale una identità in Cristo. E qual è questa identità? E come si manifesta questa identità? Amen, fratelli? Quindi è importante cosa crediamo, è importante quali sono le nostre convinzioni ed è importante la nostra identità. Ok? Detto questo, immaginate, no? Bene, la scrittura lo dice che negli ultimi tempi ci saranno difficoltà, molti si raffredderanno, la fede verrà rinnegata, eccetera, eccetera. E sta parlando, quando dice questo, sta parlando della Chiesa del Signore. Vuol dire che nella Chiesa di Cristo cosa può succedere? Che qualcuno rinnegherà la fede. Rinnegare la fede e non credere più in ciò che si è creduto, violare i principi, non avere un'identità fissa in Cristo Gesù. La fede si può violare in tanti modi e non è questo il tema. Però immaginate questo. Quale sarebbe il tuo atteggiamento se domani, è un'ipotesi,
dovesse arrivare l'autorità suprema sopra di noi e dirci: da domani si cambiano certi principi, principi biblici. Questa è una domanda importante e per la nostra vita, perché la domanda è: come mi comporto io? La scrittura dice di essere sottomessi alla nostra autorità, però come ci comportiamo nel caso in cui la nostra autorità fallisce? E se avete avuto occasione di leggere il libro Autorità Spirituale, ci insegna come ci si comporta quando le nostre autorità falliscono. Quindi, fratelli, perché dico tutto questo? Perché in questi ultimi tempi difficili è importante la tua identità, in cosa tu credi e nei principi in cui tu credi. Non solo credere, ma anche come li stai mettendo in pratica, non solo nella Chiesa, ma è importante quando siamo fuori dalla Chiesa, perché dove siamo testimoni a questo mondo. Quindi la parte importante di ciò che noi crediamo e delle nostre convinzioni non è quando siamo riuniti come in questo modo, o riuniti in Chiesa, è quando siamo ognuno nella propria vita in questo mondo. Ed è un luogo dove non siamo soli, ma Dio sta osservando molto bene ciò che ne stiamo facendo. Amen. Ok. Dico questo perché vorrei parlare di un principio molto importante. E prima di questo principio voglio condividervi una foto. Sorella Abigail, te la mando immediatamente via WhatsApp. Mandami semplicemente un WhatsApp quando la ricevi, affinché sono sicuro che anche tu la stai guardando. Amen. È una foto importante nel nome di Gesù. Ok? Ok, io prego che la sorella Abigail possa aver visto questa foto, ok? Sorelle, vi chiedo solo di avvicinarvi perché non riesco a girare molto bene il computer. Oh Gesù, mi si è chiusa, la cerco subito. Ok, vieni sorella. Zero commenti, nessuno dica niente, di niente, di niente fino a quando lo dico io. Ok, potete vedere questa foto. Ho messo tre foto che questa settimana io rendo grazie a Dio, le ha ricevute mia moglie, non so come, però è Dio parlando alla Chiesa. Ok? Tre foto chiare. Ok? Cosa potete notare? Cosa ci ha colpito in questa foto? La copertura, il velo. E questa sera voglio condividervi un qualcosa sul velo. Sapete cosa ci ha colpito di questa foto? Che questa persona che vedete, a parer mio, è in un momento della sua vita, come possa essere una giornata qualunque. Cosa ha in testa? La copertura. In un'altra occasione, non so chi è, se una parente chi è, che cosa ha in testa? La copertura. Fratelli, questo mi ha impattato quando mia moglie mi ha detto: chi è? Questa è la mamma della sorella Rosio. Come mia moglie ha ricevuto queste foto non lo so, però mia moglie mi ha detto: guarda come sono arrivato, come sono arrivata qui. Io non so se tua mamma c'ha Facebook o no, non so come è arrivata mia moglie queste due foto. Le dica a mia moglie: sai che stavo sentendo che questo è il tempo di parlare della copertura. E le dico: grazie Signore, perché queste foto sono una testimonianza che veramente la copertura, il velo in questo caso, lo possiamo chiamare velo, è importante. E perché ha ascoltato le puntate di ciò che ha condiviso il pastore, è vero che ha messo questa foto dei due leoni molto curiosi riferita agli uomini, fratelli, ma questo è anche un tema per le donne, perché ci sono donne che dovrebbero essere in un modo, ma ci sono anche donne che stanno facendo gli uomini, non solo caratterialmente, ma che si stanno anche modificando geneticamente per diventare uomini. Principi in cosa crediamo,
identità. Ho messo una foto di mia moglie di questa mattina perché lei la prima cosa che fa quando si alza è coprirsi il capo, lei ha il suo tempo di preghiera. E tante volte, sapete cosa mi impatta? Che io vedo mia moglie andare a dormire e la vedo senza la copertura e mi sveglio la mattina e la vedo con la copertura, col velo, con in questo caso questa, non so come si chiama questa cosa che usa mia moglie, non mi viene la parola. Le dico, forse è un tempo di parlare questo. Amen. Quindi ho sentito di condividere con voi, sorelle, questa parte di un tema che in una piccola parte è importante anche per noi uomini. E perché è importante parlare di questo? Uno dice, io già conosco questo. Bene, se già lo conosci, gloria a Dio. Però sono certo che il Signore ci va a insegnare un qualcosa di più. E solo i primi 2 minuti di che cosa vi esporrò, già vi renderete conto che tutto questo già non lo sapevate e c'è un mondo dietro a questo. E prima di tutto è importante capire che cosa serve la copertura. La copertura è un segnale di autorità da parte della donna, di sottomissione verso l'autorità come il marito, ma anche verso Cristo. Le ho chiesto al Signore un qualcosa di nuovo, delle solite cose che io ho potuto imparare sul velo, e Dio veramente mi ha portato a questo studio che cerco di condividere nel tempo più breve possibile, nel nome di Gesù con voi. Prima di tutto è importante che menzioniamo o che vi menzioni alcuni termini che si andranno a usare in questo studio. 5, 6, 6 termini. Ve li menziono e vi dico cosa, a che cosa si riferiscono. Il primo termine, nel linguaggio ovviamente originale, si chiama mit pahat. È molto difficile e vi do il verso che è in Rut capitolo 3 versetto 15. Forse una persona può prendere, magari noi uomini prendiamo i versi per lasciarli a nostre mogli. Rut capitolo 3 versetto 15 e Isaia capitolo 3 versetto 22. E cosa significa questa parola? Questa parola mit pahat, che è molto difficile da pronunciare per tempo, non ve le posso far ascoltare, ma c'è un modo per ascoltarle e vi posso spiegare come. Significa coperta, o in italiana o stola o mantello. E questa parola è usata in Rut capitolo 13, in Isaia scusate, Rut capitolo 3 versetto 15 e Isaia capitolo 3 versetto 22. Ok? Un'altra parola importante che sentiremo nello studio è masseca. Ok? Questa parola significa copertura totale e sì, la troviamo in Isaia 25:7 e Isaia 28:20. Ok? Dice lo studio, la parola denota qualcosa di spiegato e messo sopra qualcosa di altro per coprire come un tessuto pesante. Ok? Questo è un termine che ascolteremo più volte. Un altro termine che ascolteremo più volte e credo che sia il più rilevante per questa sera è masvé. Ok? Questo termine si trova in Esodo capitolo 34 dal verso 33 verso 35 e discende dalla parola che abbiamo detto prima, massaché, massacà. Amen. Ma si riferisce a un tessuto più leggero. Ok, prima era un tessuto pesante, ora è un tessuto più leggero. Cos'è? Cosa rappresenta? Rappresenta il velo, per chi si ricorda di questo contesto, di questo episodio, il velo che si pose sul volto Mosè. Vi ricordate di questo episodio? Quando discese dall'incontro dal monte con il Signore? Lui si dovette coprire il volto. Esodo capitolo 34, dal 33 al 35.
Dice, quando Mosè finì di parlare con loro, si mise un velo sul volto. Questo stesso termine, ascoltate bene, masvé, viene anche riusato in Seconda di Corinzi, capitolo 3, dal verso 13 al verso 16, quando l'apostolo Paolo parla del velo. Ok? Altri due termini veloci che non parleremo questa sera, ma è importante saperlo. Parohet, Esodo capitolo 26, dal 31 al 35, indica il velo del tabernacolo e del tempio che separa il luogo santo dal luogo santissimo. Ok? Si può trovare anche Seconda di Cronache capitolo 3, versetto 14. E dice la parola che questo velo fu squarciato quando il nostro Signore Gesù Cristo morì sulla croce. Vi ricordate di questo? Matteo capitolo 27, 51, Marco 15, 38, Luca 23, 45. Alla fine, se vi siete persi qualche verso, ve li do tutti, ok? Altro termine, questo è difficilissimo, Zaip, Genesi capitolo 24, 60, 65. Che parla di quando Rebecca prese un velo e si coprì. Ok? Un altro termine importante è il termine Radhid. Questa parola la troviamo in Isaia, come abbiamo detto forse prima, Isaia capitolo 3, versetto 23, e si riferisce a un mantello. Ha un tipo di stola lunga che scende fino sulle spalle. Vedete quanti tipi di coperture in contesti diversi ci sono? Ok? Ultimo termine è il termine Massach. È il velo appeso davanti all'apertura del luogo santo. Esodo capitolo 26. Dal 36 al 37 e dice che è quindi una sorta di copertura totale. E uno può dire, dopo quello che abbiamo letto, bene, si parla molto della copertura e possiamo dire di questa parola velo nell'Antico Testamento. Nell'Antico Testamento, come avete visto, è usato molto. Nel Nuovo Testamento, al contrario, è usato in due occasioni dall'Apostolo Paolo. Amen. Nel libro di Seconda di Corinzi, capitolo 3, versetto 13 al 16, Paolo riprende questo termine e chiederei, non so se il fratello Victor lo ha in italiano, hai questa scrittura in italiano, Seconda di Corinzi, capitolo 3, dal verso 13 al verso 16. Amen. Amen. 13 o 16. E non facciamo come Mosè, che si metteva un velo sul volto perché i figli di Israele non fissassero lo sguardo sulla fine di ciò che era transitorio, ma le loro menti furono rese ottuse. Infatti, sino al giorno d'oggi, quando leggono l'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché è in Cristo che esso è abolito. Ma fino a oggi, quando si legge Mosè, un velo rimane steso sul loro cuore. Però, quando si saranno convertiti al Signore, il velo sarà rimosso. Amen. Abbiate fede che arriveremo a spiegare questo verso. L'Apostolo Paolo riprende questo termine usando il contesto della parola che abbiamo letto in Mosè. Quando parla di velo è lo stesso contesto di quando si parla di velo nel libro di Esodo, quando dice che Mosè si coprì il volto. Quindi la parola usata dall'Apostolo Paolo è lo stesso termine massavè, un velo che copre il volto. Ok? Quindi
sta menzionando una copertura del volto. In Prima di Corinzi, capitolo 11, invece il termine velo che l'apostolo Paolo sta utilizzando è un altro termine che si chiama catacalupto, che significa un qualcosa che scende da dietro sul capo. Due versi che tutti conosciamo, dove l'apostolo Paolo menziona la parola velo con due contesti differenti. E parleremo di questi due contesti per arrivare a un punto importante. Ok? Prima di Corinzi, capitolo 11, versetto 15, fratello Victor. 15. Amen. Mentre se una donna porta la chioma, per lei è un onore, perché la chioma le è data come ornamento. Ok. In questo contesto si usa. Arriveremo alla spiegazione. Un altro termine, amen, che è il termine peribolahain, che significa mantello o copertura totale. Ok? Ok. Detto questo, vediamo il contesto storico per arrivare all'importanza ai giorni di oggi. Perché è importante e perché l'Apostolo Paolo fa enfasi su questo. Prima di questo voglio veramente testimoniare che posso ricordare fin dalla mia infanzia dei miei bisnonni, i nonni dei miei, i genitori dei miei nonni. Io posso ricordare chiaramente che quando andavo a trovare i miei bisnonni, io sempre mi ricordo, e anche le mie nonne, parlo di molti anni indietro. Sempre mi ricordo che loro avevano una copertura, un velo sopra la testa perennemente. Ogni volta che mi ricordo andavo a trovare la mia bisnonna con i miei nonni, sempre che entravo in casa di questa mia bisnonna, sempre me la ricordo con il capo coperto. E mi posso ricordare chiaramente anche se avevo 6 anni e ho ricordi anche fotografici che non importa dove andavamo, ho delle foto dove passavamo con tutta la famiglia un mese in mezzo a un bosco con la tenda facendo camping, dove la mia bisnonna e la mia nonna dalla mattina alla sera avevano il capo coperto. Il famoso fazzoletto, bene, per chi conosce le nonnine del sud. Ancora oggi ci sono molte nonne che hanno questa abitudine di avere il capo coperto, anche in casa. Non ho mai fatto caso, ma arrivando in Cristo, imparando, le dico: wow, ora sì che capisco di più. Fratelli, la Chiesa Cattolica, nei tempi indietro, prima che cominciasse a cambiare, credeva molto nell'usanza del velo e ci sono tante testimonianze e queste mie nonne ovviamente erano molto cattolici, dove usavano il velo continuamente, in chiesa e fuori dalla chiesa. Ripeto, ho testimonianze fotografiche e mi hanno impattato quando ho incominciato a imparare del velo insieme a mia moglie. Quindi, detto questo, perché è importante questo? Perché possiamo andare indietro nei tempi storici e vedere un qualcosa che forse non sapevamo. Le donne ebree, sia quando pregavano e quando erano al cospetto del loro marito, si mettevano un velo. Ok? Ma allo stesso modo anche le donne romane facevano la stessa cosa. Amen? In questi tempi era molto importante per la donna avere il capo coperto, perché la donna stava dicendo che stava rappresentando che era sottomessa al marito. Ed era scandaloso a quei tempi che la donna si facesse vedere in pubblico con il capo scoperto. Era scandaloso, fratelli.
era un disonore. E quando al sud Italia tu porti disonore, tu sei tolto da ogni cosa che riguarda la famiglia. Non so com'è dalle vostre parti, se si usa così, ma da noi al sud, quando portavi disonore alla famiglia, non eri più parte della famiglia. Quindi disonorare al marito era un qualcosa di grave. Bene, è qualcosa di grave anche ai tempi nostri, anche se la società moderna ormai ha perso tutti questi principi. Amen. Quindi è anche importante denotare da quello che abbiamo letto nei vari punti principali delle varie parole, che nell'Antico Testamento la copertura era totale, era completa. Ok? Quindi non è il classico velo comune che si è introdotto nella chiesa dei tempi di oggi, dove quasi neanche si vede più, dove quasi è anche, come si dice, camuffato col colore dei capelli, che quasi che sembra una persona non abbia una copertura. Amen, fratelli? Amen, sorelle? Quindi è importante capire questo perché questo tema non solo riguarda appunto le donne ebree, le donne romani, ed è un tema che è molto discusso nella Chiesa, fratelli. Chi la crede in un modo, chi la crede in un altro, ma è importante come la crediamo noi, come la vediamo noi, qual è la tua convinzione. Amen? Quindi l'Apostolo Paolo quando parla nella lettera ai Romani, lui non ha problemi di parlare e non ha la necessità di riprendere a questo popolo perché già i Romani sapevano questo e compivano questo. Ricordatevi che anche le donne romane si coprivano. Il problema che ha avuto l'Apostolo Paolo è stata con la chiesa di Corinzi. Amen? E infatti lo studio, la denotazione, la enfasi del velo la vediamo in prima di Corinzi e in seconda di Corinzi. Uno si può dire perché l'Apostolo Paolo sta facendo questo? Ok, la motivazione perché l'Apostolo Paolo fa enfasi nella chiesa di Corinzi in questo principio della copertura è perché in questa chiesa c'era un alto tenore spirituale completamente diverso dai romani. I romani avevano ben capito che dovevano aderire a Cristo, che dovevano essere morti, molti, sepolti e resuscitati. Ma nella chiesa di Corinzi, in quel momento, doveva l'Apostolo Paolo scrivere, esortando, riprendendo a questo tema, perché c'era molta, se posso dire questa parola, dissolutezza nei loro costumi, nelle loro usanze. Amen. Amen. E le loro usanze erano molto diverse da quelle che l'Apostolo Paolo era abituato a vedere e a insegnare. Quindi, il problema che si è presentato davanti all'Apostolo Paolo è che i santi della chiesa di Corinzi, amen, non si preoccupavano di manifestare la loro condotta cristiana, non erano preoccupati in quello, erano più preoccupati a manifestare la loro condotta di una vita come tutto il mondo, se possiamo dirla così. Quindi l'Apostolo Paolo sente la necessità di portare questo insegnamento per porre ordine nella chiesa di Corinzi. Amen? Quindi la chiesa di Corinzi non dava importanza al comportamento. Amen? Amen. Il problema che si sta presentando nella chiesa di questi tempi, i problemi sono uno, il problema della cultura, come stava dicendo l'Apostolo Paolo, il problema di Corinzi era un problema di cultura. Due, era un problema di comportamento. Amen, fratelli? Il comportamento è molto importante, è ciò che noi siamo, ciò che noi crediamo. Fratelli,
lo dimostriamo, lo dobbiamo testimoniare non quando siamo insieme nella comunione fraterna, ma il Signore lo vuole vedere quando ognuno sta svolgendo la propria vita. Come si manifesta ciò che noi crediamo, i principi? Fratelli, è molto semplice. Con la quantità di social che esistono intorno a noi, ognuno di noi è iscritto a diversi social: Facebook, Instagram, WhatsApp, Twitter. Abbiamo 50.000 social e ognuno di noi è iscritto uno. È lì dove veramente si manifesta la nostra testimonianza di ciò che crediamo e qual è la nostra identità. Che foto meravigliosa quella della mamma della sorella Rosio. In un contesto comune, quotidiano, la mamma della sorella Rosio cosa stava facendo? Io manifesto la mia identità in Cristo Gesù. Credo nella copertura e capiremo il perché è importante. Io manifesto questo, non ho vergogna di farlo in ogni momento. Quella è veramente manifestare, testimoniare la nostra identità in Cristo, perché noi dobbiamo manifestare la nostra identità in Cristo. Il problema che aveva l'Apostolo Paolo era questo: la Chiesa di Corinzi non stava manifestando la loro identità in Cristo, non stavano dimostrando, manifestando agli altri che sono stati morti, che sono morti e sepolti e resuscitati in Cristo in nuova vita, ma il loro comportamento, la loro cultura era completamente diversa, che violavano i principi. Per questo l'Apostolo Paolo comincia a scrivere una carta e parlando alla Chiesa di Corinzi. Alleluia. Prima di tutto, voi sapete che nella Chiesa di Corinzo c'era idolatria, eccetera, eccetera, eccetera. Questo influenzava molto, fratelli, l'ambiente della Chiesa. I tempi di oggi non sono cambiati. Qual è il problema della Chiesa? L'idolatria. Tutto quello che è il mondo che va a contaminare la Chiesa, che può contaminare la Chiesa. Per questo, fratelli, è importante in che cosa credi. Perché se noi abbiamo qualcosa in cui crediamo, non importa se siamo soli in mezzo a questo mondo, però essere solo vuol dire fare una grande differenza in mezzo a questo mondo. Ma il mondo può cambiare in base a quello che tu credi se noi non manifestiamo ciò che crediamo. Testimonianza. Stiamo parlando di testimonianza. Amen. E quello che stava succedendo nell'ambiente dell'Apostolo Paolo è che questa atmosfera carnale stava veramente prendendo un passo molto importante nella Chiesa, e quello che stava succedendo nella Chiesa erano disordini e divisioni. Quando nella Chiesa non c'è una manifestazione di ciò che ognuno di noi crede nel Signore o dei principi che crede, è solo questione di tempo che c'è disordine, perché uno comincia a dire io credo questo, no, io questo non lo condivido, diventa un pasticcio e si creano divisioni, disordini. Quindi il Signore non può avanzare. Ed è necessario, come ha fatto l'Apostolo Paolo, dire ok, è tempo di parlare di questo. Stesso identico problema nei giorni di oggi nella Chiesa del Signore. Non solo perché lo viviamo, ma perché la parola di Dio lo insegna. Amen. Ok, quello che è importante denotare nel contesto che si stava presentando all'Apostolo Paolo è che l'Apostolo Paolo si è trovato davanti a una situazione dove nella Chiesa c'erano divisioni di comportamento. Non può esserci una Chiesa che crede, per esempio, come in questo caso, al velo in un modo e un'altra Chiesa che crede un'altra metà, una persona che crede al velo in un altro modo. C'è qualcosa che non va in una delle due parti. E prego al Signore che questa sera possiate capire come il Signore intende la copertura e l'importanza della copertura. Amen. E allo stesso modo possiamo denotare, sempre in Prima di Corinzi, capitolo 14, versetto 40, che l'Apostolo Paolo parla agli uomini e dice. Parla dei capelli degli uomini, e in quel tempo uomini con capelli lunghi erano considerati pervertiti e le donne con capelli corti erano considerate prostitute. Fratelli, potete credere che ve la voglio trovare per farvi
anche un pochettino di dire, io ero un capellone, come dice qui. I miei capelli forse erano più lunghi di quelli della sorella Rossio, non come quella sorella Patti perché sono lunghi, ma quasi o se non più lunghi di quelli della sorella Rossio. Ed erano per me una vanità, perché posso ricordare molto chiaramente che nessuno mi doveva toccare i capelli. Anche quando stavo con la mia fidanzata che mi accarezzava, dicevo non mi toccare i capelli. Infatti li ho persi tutti. Però era importante, l'Apostolo Paolo menzionava questo. Però dico questo perché allo stesso modo l'Apostolo Paolo menziona il velo, amen, e la copertura del capo, il non coprirsi il capo, era un segno di ribellione. Amen, sorelle? Ecco perché l'Apostolo Paolo stava cercando di mettere ordine in mezzo a un pasticcio di due culture. Fratelli, non è importante ciò che ci hanno insegnato nel passato, è importante cosa dice la scrittura, in che cosa crediamo, perché la scrittura parla così, perché quando capiamo non abbiamo scuse per non fare ciò che il Signore ci dice di fare, questo è il problema, e molte volte la gente non vuole sapere con la scusa di dire non lo sapevo, ma il Signore sempre ha un tempo per farci sapere. Quindi l'Apostolo Paolo impose alle donne greche di usare il velo durante l'adorazione al Signore. Ok? Bene. Ora entriamo nel contesto di Prima Corinzi capitolo 3 e Seconda Corinzi di capitolo 11. E ripeto, non abbiamo il tempo di entrare a profondità, ma saremo molto rapidi. Prima Corinzi capitolo 3, versetto 1, versetto 3 dice: Or io, fratelli, non ho potuto parlare a voi come uomini spirituali, ma vi ho parlato come a dei carnali, come a bambini in Cristo. Vi ho dato da bere del latte e non vi ho dato del cibo solido, perché non eravate in grado di assimilarlo. Anzi, non lo siete neppure ora, perché siete ancora carnali. Infatti, poiché fra di voi vi è invidia, dispute e divisione, non siete voi carnali e non camminate secondo l'uomo? Sta dicendo se nella Chiesa ci sono problemi di divisioni, di litigi, mormori, la Chiesa è una Chiesa che sta camminando carnalmente. Questo era quello che stava dicendo l'Apostolo Paolo. Amen. Quindi, che cosa possiamo denotare? Che l'Apostolo Paolo stava cercando di portare una sanità, di risanare un ambiente spirituale. Fratelli, questo è importante nella Chiesa. Quando persone hanno principi fermi e hanno un credo fermo, che non importa cosa dicono gli altri, queste persone devono essere l'aiuto idoneo per risanare un ambiente spirituale nella Chiesa. Amen? Si capisce questo? Affinché non vengano eliminate le divisioni, perché ricordatevi la parabola della zizzania. Cosa disse il Signore? È necessario che la zizzania rimanga in mezzo al campo, perché al momento della raccolta è ciò che rimane è la zizzania. Quindi sempre ci sarà una divisione. Sempre ci sarà, come abbiamo detto prima, delle dispute, ma è importante ciò che noi crediamo, perché ciò che noi crediamo è veramente portare alla luce ciò che non va. Quindi che succede? Che le persone nuove o chi non sta chiamando correttamente dice: Che sta succedendo? E noi saremo testimonianza di ciò che sta succedendo. L'Apostolo Paolo voleva portare questo ordine. Il nostro compito è, con la nostra testimonianza in ciò che noi crediamo, portare ordine. Amen, fratelli? Quindi l'urgenza, secondo l'Apostolo Paolo, è l'urgenza in questo tempo nella Chiesa, amen, era di ristabilire una condotta morale e spirituale. Si stanno perdendo principi, si stanno sottovalutando principi, e una delle cose che l'Apostolo Paolo stava esortando era il velo. Amen. Quindi, seconda di Corinzi, capitolo 3, versetto 12-18, dice: Avendo dunque questa speranza, usiamo una grande franchezza nel parlare, e non facciamo come Mosè che si metteva un velo sul proprio volto, affinché i figli di Israele non fi fissassero il loro sguardo sulla fine di ciò che doveva essere annullato. Ma le loro menti sono diventate ottuse. Infatti, nella letteratura dell'antico patto, lo stesso velo rimane senza essere rimosso, perché il velo viene annullato in Cristo. Questo è un verso che ha causato
molte discussioni. Ed è un verso dove potete voi sorelle essere confrontate anche da chi non crede nel velo. Perché attenzione a cosa ha detto: il velo viene annullato in Cristo. Che significa? Se uno lo legge così, uno può dire, e questa è la discussione, bene, allora il velo non serve. E questo verso molti lo utilizzano per spiegare che il velo non è necessario. No, perché se andiamo a studiare la scrittura, il contesto della parola velo si riferisce alla parola mashev che si usò con Mosè, che era la copertura del volto. Si capisce questo? Ok? Ed era un velo che veramente veniva inteso come una separazione dall'uomo e dalla sua gloria. Amen, fratelli, si capisce questo? Quindi, andando avanti nel verso 15, dice: anzi, fino ad oggi, quando si legge di Mosè, un velo rimane nel loro cuore, ma quando Israele si sarà convertito al Signore, il velo sarà rimosso. Ora il Signore è lo Spirito. E dove lo Spirito del Signore vi è libertà, e noi tutti contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come per lo Spirito del Signore. Quindi, quando l'Apostolo Paolo menziona questa parola velo, non è che il velo è stato annullato quella copertura che usava Mosè, completa anche davanti al viso. Quindi ecco dov'è la molta confusione, fratelli e sorelle, che si può trovare in questo verso che abbiamo appena letto. Quando viene recitato la parola, il velo viene annullato in Cristo. Quindi, come abbiamo detto prima, amen, la parola che si stava usando era la parola mashve, che indica la copertura totale sul volto e intorno. Ok? Perfetto. Quindi ciò che stava veramente parlando l'Apostolo Paolo era un qualcosa molto spirituale in quel momento, che gli uomini carnali in quel momento non stavano capendo. Perché qual era il problema della Chiesa di Corinzi? Una Chiesa carnale. E quando c'è carnalità, tutto si ragiona secondo la sapienza umana e si ha confusione. Ma quando si cammina nello Spirito, Dio dà rivelazione della sua parola. Amen. Un'altra enfasi si fa nel versetto numero 18, sempre rimanendo in seconda di Corinzi, capitolo 3. Amen. Nel versetto 18 l'Apostolo Paolo dice: e noi tutti, contemplando a faccia scoperta, come in uno specchio, la gloria del Signore, siamo trasformati nella stessa immagine di gloria in gloria, come dallo Spirito del Signore. Sta veramente enfatizzando e dicendo esplicitamente, e si sta riferendo a che cosa? A un volto scoperto. Non sta parlando del capo. Amen, fratelli, si capisce questo? Quindi la parola masve, quando dice che sarà annullato la copertura che aveva Mosè davanti al volto. E infatti nel verso 18 vediamo che l'Apostolo Paolo non menziona la copertura del capo, menziona la copertura del volto, dice a faccia scoperta. Quindi il contesto di questa, il significato di questa parola nel contesto di velo non è la copertura che noi conosciamo, ma era una copertura totale. Amen? Ok, stava dicendo l'Apostolo Paolo che praticamente ogni cosa segreta deve essere abolito. Vuol dire che avendo Cristo, ricordatevi quella definizione, stracciato il velo, amen, che stava come per il velo che copriva anche Mosè, e quello stesso velo del Tempio, del luogo santissimo, Cristo stava abolendo questa separazione, quindi noi ora possiamo entrare direttamente alla presenza di Dio a volto scoperto, per mezzo di Cristo che ha abolito questo. Capite cosa stava dicendo l'Apostolo Paolo? Qual era l'abolizione? Non stava parlando
della copertura. Dopo l'Apostolo Paolo menziona la copertura. Amen, fratelli? Quindi Cristo ha dunque abolito questa separazione dall'uomo e la sua gloria, e lui ora abita in noi attraverso lo Spirito Santo. Quindi andando velocemente verso la conclusione, prima di Corinzi, capitolo 11, versetto 2 al 16, dice: Or vi lodo, fratelli, perché vi ricordiate in tutte le cose che provengono da me e perché ritenete gli ordinamenti come ve li ho trasmessi. Voglio però che sappiate, il capo di ogni uomo è Cristo, il capo della donna è l'uomo e il capo di Cristo è Dio. Ogni uomo che prega o profetizza col capo coperto fa vergogna al suo capo, ma ogni donna che prega o profetizza col capo scoperto fa vergogna al suo capo, perché è la stessa cosa che se fosse rasa. Or se la donna non si copre, si faccia pure tagliare i capelli, ma se è una cosa vergognosa per la donna farsi tagliare i capelli o rasare, si copre il capo. Ricordatevi che a quel tempo una donna con i capelli corti era riconosciuta, vista come una prostituta. L'uomo invece non deve coprirsi il capo perché è l'immagine e la gloria di Dio, ma la donna è la gloria dell'uomo, perché l'uomo non è della donna, ma la donna dall'uomo. Anche perché l'uomo non fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Perciò la donna deve avere sul capo un segno di autorità, attenzione a questa frase, a motivo degli angeli. Non di meno, né l'uomo è senza la donna, né la donna senza l'uomo nel Signore. Perché come la donna proviene dall'uomo, così anche l'uomo nasce per mezzo della donna e in ogni cosa è da Dio. Giudicate fra voi stessi. È convenevole che la donna preghi Dio senza essere coperta? La natura stessa non vi insegna che è un disonore per l'uomo parlare, portare la chioma? Se invece la donna porta la chioma, ciò che per lei è un onore, poiché la chioma le è stata data per copertura. Ora, se qualcuno vuole essere contenzioso, noi abbiamo una tale usanza e neppure le chiese di Dio. Noi non abbiamo una tale usanza e neppure le chiese di Dio. Cosa sta dicendo l'Apostolo Paolo? Prima di tutto, sempre l'Apostolo Paolo sta cercando di fare che cosa? Ristabilire un ordine spirituale. Questo dobbiamo sempre mantenerlo chiaro. Quindi ciò che sta facendo l'Apostolo Paolo, numero 1, nei versi 2 e nei versi 3, è dichiarare qual è l'ordine secondo Dio. L'ordine secondo Dio è Dio, uomo, donna. Non Dio, donna, uomo. Dio, uomo, donna. E neanche uomo, donna, Dio, uomo, Dio, donna. Un ordine chiaro. Dio, uomo e donna. Ok? L'Apostolo Paolo stava evidenziando, marcando i ruoli. È importante, punto 1, sapere i ruoli. Purtroppo ci sono donne che sono molto dominatrici, che prevalgono sopra l'uomo. Amen. Solo che l'Apostolo Paolo sta parlando di ruoli nella Chiesa, non in questo mondo. Ok? Faccio un esempio. Faccio un esempio di un lavoro. Al lavoro ognuno di noi ha un capo, ok? Questo capo può anche essere un amico o un'amica, o un fratello o una sorella. Però cosa rimane? Un capo. Vuol dire che se il tuo capo ti dice di fare qualcosa, cosa fai? È un ordine di autorità. È un fratello, è un amico, ma io ubbidisco perché lui è anche il mio capo. È un'autorità sopra di me. Uno dei problemi nella Chiesa è proprio questo: le autorità.